volta gira, gira, volta gira, volta vola. Zucchero e limone in peso sopra i tetti di notte mi fa. Notte dopo notte mamma ancora canterà. Il giorno che sei nata tu per me nacque un amore. Mille e mille stelle si cambiarono di colore. Gira, volta vola all'infinito, questa nena si ripeterà. Con le note di una fisarmonica la festa ancora arriverà. Nel suggestivo scenario del Giardino Capri, nel cuore del centro storico di Altavilla Silentina, si è tenuta una sorta di appendice del festival Lusignolo d'Oro, un vero e proprio dopo festival. Un momento di incontro, attraverso la musica, tra coloro che hanno partecipato qualche settimana fa alla Kermesse e anche la partecipazione di nuovi talenti che si sono cimentati sul palco costruito su un albero, una cosa nel suo genere davvero unica. Ai nostri microfoni il direttore artistico del festival Lusignolo d'Oro, Bruno Carbone. Sì, in effetti questo dopo festival ha messo in mostra la bontà degli artisti che si erano già affermati nella terza edizione che si è svolta precedentemente. Ci sono stati degli ospiti importanti tipo Geri, tipo Rossello Pomolla, tipo il maestro Rino Villani che hanno impreziosito la serata. C'è stata la bambina che è stata lo Zecchino d'Oro che fa parte della nostra comunità, Alessia Mirra. Ci sono stati dei cantanti eccezionali che hanno ovviamente rispettato le aspettative, perché erano già vincitori della pregressa edizione del terzo festival del Lusignolo e hanno dato vita a nuove performance di un grande spessore artistico. Ringraziamo la presenza delle varie autorità istituzionali, che è quello un'altra cosa molto importante che ovviamente non posso mettere di dire, e anche il premio dato al maestro Salvatore Damiano, che merita questo riconoscimento per tutto quello che lui propone per il territorio altavillese con la sua mano magica, con la sua pittura. E Gianna, Gianna, Gianna sosteneva disillusioni. E Gianna, Gianna, Gianna prometteva pareti e fiumi. E Gianna, Gianna, Gianna non credeva canzoni o UFO. E Gianna aveva un fiuto eccezionale per il tartufo. La cantiamo tutti insieme. Adesso ci siamo attenuti un po' sul pubblico per le recenti norme anti-Covid, ovviamente, e quindi rispettando queste norme ci manteniamo ovviamente per quanto riguarda anche la presenza del pubblico, che è stato abbastanza presente fino alla fine, e questo è un dato importante, vuol dire che la serata è stata piacevole. Indubbiamente siamo alla terza edizione, se lo permetteranno gli eventi torneremo l'anno prossimo per una quarta edizione ancora più forte e più bella. Non ci dimentichiamo, perché cantare su un albero, l'unico festival che io conosco al mondo, come i più mi dicono, è sicuramente una cosa bella sotto le stelle, col tramonto di Capri vicino, rende affascinante, rende veramente un qualcosa di spettacolare, una serata magica dal punto di vista canora. Che abbiamo il fior fior dei cantanti che vivono in grande armonia il canto con gli altri, perché è stato un bellissimo momento di aggregazione dove non esistono le gelosie, perché fare dopo festival serve anche a questo, arricchire dal punto di vista aggregativo, che non ci sia sempre la competizione, però si metta in campo la musica, che la musica deve essere un momento di fratellanza tra i popoli, e così. E tra l'altro, dove qualcuno ha detto, che io confermo pienamente, che dove si canta nessuno viene derubato, i malvagi non hanno canto. Oui, zeria, mami, senti boy. Summertime, yes, the time, I'm talking about summertime.